banda di Balangero. Sono in tempo, abbia pazienza, sono ancora in tempo. Chiediamo loro se ci accettano. O la meridiana, non ho l'orologio. Ecco, allora, sa, poi sono passato da lì e c'era il passaggio a livello chiuso, ho dovuto aspettare un attimo. Ma come mai, maestra? Come mai c'è tutta questa gente qua? Come mai? Oggi c'è uno spettacolo. Lo spettacolo! Invitati! E scusi, poi. La banda di Montanaro, sì, ma io ero di là. Io ero di là. Aspetti un attimo, perché non c'era lo specchio, che mi rifaccio un attimino il trucco. La cravatta è a posto, grazie. Allora, c'è qualcosa da fare? Sì. C'è qualcosa da raccontare? Sì. Qualcosa di carino? Vedo io. Vediamo un pochino. Allora, proviamo a raccontare. Voi che ne dite? Una fiaba! La giuro che tu sì! Detto sì! Venga che c'è un po' di premio! Grazie! Una fiaba! Ma c'è anche la banda qua! Ma ci siamo proprio tutti! La banda! Il nuovo corpo musicale di Balangero! Diretto dalla maestra Elisa Bellezza! Ma fatemi sentire anche voi! Salutate la maestra tutti insieme, su! Bene, ma allora facciamolo fare anche al pubblico. No, torno indietro perché sennò qui fischia. Facciamo un bel miau tutti insieme. Pronti? Miau! Maestra, ha visto quanti... Cosa c'è lì? Niente. Poi vengo a controllare. Allora, a questo punto, quasi, visto che ci siamo... Ciao, è la mia amica. Ciao. Quasi, racconto una storia. Una storia che parla di un gatto. La storia del gatto, quella del gatto con gli stivali. Quelli lì. La storia del gatto con gli stivali. Bene, tutte le fiabe contengono verità nascoste e proverbi vecchi di tanti e tanti anni. Anche la storia che sto per raccontare vuole lasciare un piccolo ricordo in ognuno di voi, ma soprattutto vi vuole regalare un grande insegnamento. Questo grande insegnamento non voglio dirlo subito. Penso proprio che lo scoprirete durante il racconto di questa fantastica storia. La fantasia dovrebbe riportarci ai tempi dei re e delle regine, dei castelli e degli orchi. In un piccolo paesino dove un mugnaio aveva tre figli, un asinello ed un simpatico, furbo
ed intelligente. Vediamo chi lo sa, vediamo chi lo sa. Un simpatico, furbo ed intelligente. Non lo sanno, non hanno studiato. Un simpatico, furbo ed intelligente. Bravissimi. Sulla sponda di un piccolo fiume sorgeva un antico mulino ad acqua. Il proprietario ed i suoi tre figli lavoravano sodo dall'alba al tramonto, macinando il grano per gli abitanti di un paesino poco distante dal fiume. Dopo la morte del vecchio mugnaio, l'eredità venne così suddivisa. Il fratello più grande ebbe il mulino. Al secondo genito fu lasciato un asinello e dal figlio più piccolo toccò solamente un gatto. Lavorarono insieme al mulino. Poi i due più piccoli decisero di andare per il mondo, ovviamente in cerca di maggior fortuna, in compagnia dei due animali, l'asinello ed ovviamente maestra c'era anche il gatto, no? Vari giorni di cammino arrivarono in una cittadina dove il secondo genito decise di fermarsi per prestare servizio presso un fornaio. Il più piccolo dei fratelli rimase così solo nel continuare il lungo viaggio intrapreso. Sotto le foglie di una grande quercia. E sì, pensava tra sé e sé, ora sono rimasto proprio da solo. Chissà come farò. Pensando e ripensando, cominciò a parlare a voce alta. Povero me! Come farò? Senza lavoro, senza cibo, senza amici! Il gatto, che fino a quel momento era stato sempre vicino al suo padrone, fece un grande sbadiglio. Si stirò ben bene, poi si alzò sulle zampe posteriori e, rivolgendosi al giovane mugnaio, disse: non temere, se avrai fiducia in me, farò la tua fortuna.
piccolo mugnaio. Sentendo queste parole si stupì e sbigottito chiese al gatto: come? E tu sai parlare? E il gatto rispose: non solo, io sono la parte più piccola di eredità che tuo padre ti ha lasciato. Se avrai fiducia in me, ti porterò fortuna e ricchezze. Ma cosa devo fare? Aggiunse il giovane, sempre più meravigliato e sbalordito. Procurami solo un sacco, un cappello e degli stivali. Al resto ci penserò io, disse il gatto. Il giovane corse al vicino paese e comprò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto, rimanendo sempre più povero, ma con una speranza in più. Vieni qua, vieni qua! Ehi, tu! Dov'è? Dove hai messo il sacco? Eccolo, riprendilo, prendilo! Portalo indietro, per favore! E tu invece, il cappello! L'hai preso tu! Eccolo lì! Volevi metterlo sulla divisa? Al posto di questo della banda, vero? E gli stivali? Chi li ha presi? Eccolo qua! Sì, certo, volevi forse per caso andarsi a pescare con quegli stivali! Vai, portali laggiù, portali al gatto! Soddisfatto, si infilò gli stivali, prese il sacco, ci mise ben bene il cappello e partì per il bosco. Qui aprì il sacco sull'erba e dispose crusca ed insalata, aspettando le sue prede, che però non arrivavano. Ho capito! Dove sei? Sei tu dalla tromba, eh? Sei tu dalla tromba laggiù, o qui vicino a me, che hai nascosto la lepre? Fammi un po' vedere, non fare finta di niente. Eccola lì, volevi nasconderla nella valigia del tuo strumento, magari portartela a casa questa sera e far di una bella lepre in San Mie. Eccola lì. E tu invece, del bambino laggiù che fai finta di niente, tirati un po' su, fai un po' vedere quell'otra che ti porti così di eredità, girati un po' di profilo, chissà cosa ci volevi mettere ancora lì dentro, non ti è bastato tutto quel carico di agnolotti che hai fatto quest'oggi a pranzo, eh? Anche un bel cosciotto vedo nascosto lì dietro, eh? La volevi mettere lì e farti una bella sorpresina, una bella cosina per dopo, durante l'esecuzione, no? Del brano, però mettendo qua, loro fanno finta di niente, vedi? Non dico nulla. I clarinetti, guarda lì qua, con il loro prosciuttino, il loro bel tacchino, complimenti, loro facevano finta di niente, però c'è qualcosa che ho visto prima che non è che mi... Maestra, che cos'è lì? Faccia un po' vedere. Che, sì, per i cali di zucchero, quello lo vediamo poi un attimino dopo. Intanto andiamo avanti. Di lì a poco accorsero fagiani e lepri che, beccando e rosicchiando, entrarono nel sacco. Il gatto di scatto chiuse il sacco.
con il ricco bottino, si avvia verso la reggia. Strada facendo, raccolse funghi e frutti e una volta arrivato al castello, chiese di essere ammesso al cospetto del re. Maestà, disse il gatto, le porgo un omaggio del marchese di Carabash in segno di amicizia. Qualche giorno dopo, il gatto catturò altra selvaggina e la portò al re. Ecco, maestà, un altro omaggio del mio padrone, il marchese di Carabash. Ringraziolo per la sua gentilezza, rispose il re. Alcune settimane a portare doni di ogni specie alla reggia, mentre il suo padrone, all'oscuro di ogni cosa, cominciava a preoccuparsi. «Senti, gatto!» chiese il giovane al mugnaio. «Cosa posso fare? Sono stanco di aspettare!» «Aspetta, aspetta!» rispose il gatto. «Non è ancora arrivato il tuo momento!» Intanto, al castello, il re, ansioso di conoscere questo misterioso e generoso marchese di Carabash, chiedeva ogni volta al gatto di incontrare il suo padrone e puntualmente il gatto inventava ogni sorta di scusa, un po' come la maestra che non sappiamo che cosa nasconde, dicendo che il marchese, sì, era impegnato, oppure era partito per una vacanza, oppure o ancora non era tornato da un viaggio d'affari. Sempre di più il re immaginava questo marchese come un uomo ricco, generoso ed importante. Nella sua ultima visita, il gatto sentì dire dal re che il giorno successivo, nel pomeriggio, avrebbe fatto una passeggiata lungo la riva del fiume. Un'idea brillò nella testa del nostro amico con gli stivali quando sentì che anche la figlia del re, la bellissima principessa, avrebbe accompagnato il padre durante la passeggiata. La principessa era buona e gentile ed era conosciuta ed amata in tutto il regno. Intervenire il padrone. Domani dovrete fare il bagno nel fiume, disse il gatto al giovane mugnaio. Ma io come? Io non capisco. Io dovrei fare il bagno e dove? Rispose il padrone. Non preoccupatevi ed ascoltatemi. Io vi indicherò il posto e l'ora. Fate quello che vi dico e vi sorprenderete. Così, l'indomani, il giovane andò in riva al fiume, ci tolse i vestiti e si tuffò nelle acque limpide e fredde, aspettando perplesso e confuso, ma sempre fiducioso. Il gatto rapidamente prese le vesti del suo padrone e le nascose sotto una grossa pietra ed aspettò. Non passò molto tempo quando udì da lontano l'avvicinarsi di una carrozza reale.
fingendosi disperato. Il gatto corse incontro a sua maestà, gridando a gran voce: aiuto, guardie, accorrete! Il marchese di Carabas sta annegando! È stato rapinato dai suoi abiti e dai suoi averi, e poi si è gettato nel torrente. Aiutatelo, per carità, correte presto, presto! Ma si preoccupò anche di procurargli abiti sfarzosi, una spada lucente e un cappello elegante. E così vestito, il piccolo migliaia sembrava proprio un nobile principe. La principessa, intanto, incuriosita, con molta grazia, scese dalla carrozza e, alla vista del marchese, rimase incantata. Il giovane, ancora più stupito, si avvicinò a lei, le baciò gentilmente la mano, la guardò con ammirazione e fece la riverenza a sua maestà. Il re non poteva fare a meno di notare i modi raffinati e galanti dell'uomo, tanto da decidere di invitarlo al regno. Alla partenza della carrozza, il gatto, soddisfatto, si mise a saltare, a ballare e a cantare. Ma adesso, signori che siete nascosti lì sotto l'albero, fate attenzione, perché c'è bisogno di voi, e anche voi laggiù, e anche voi lì, e anche voi, bambini, anche voi, anche tu, anche tu. Dobbiamo battere le mani insieme. Non posso insegnare a dei musicisti come battere le mani a tempo. Vado fuori io, così ci perdiamo e andiamo nel bosco tutti insieme. Allora, al mio cenno proviamo a battere le mani tutti insieme, ma poi c'è un momento in cui tutti insieme dobbiamo provare di nuovo a fare miau. Ci proviamo un attimo. Pronti? Io non lo faccio, così sentiamo cosa fanno loro. Non hanno che se devono battere le mani, dire miau. Prima, no, adesso facciamo il miau. Brava, ecco, la maestra faccia batta le mani. Brava, la maestra, brava. E loro fanno miau, pronti? Miau! Perfetto! Tanto a battere le mani non c'è nessun problema. Maestra, siamo... Ma perché gli occhi mi cadono sempre di sopra, maestra? Dovremmo svelare che cosa c'è dentro, appeso a quel filo verde. Vabbè, a me sembra lo stesso dell'altra recita. Anche a me sembra lo stesso, anche ma se un anno fa. Sopra ce n'è qualcuno un po' più fresco, però... Prego, maestra. Assieme a me. Adesso andiamo con il miau. Miau! Di nuovo. Miau! Amici! Il momento di mettere in atto il
piano successivo. Così il gatto si mise a correre lungo i campi e i granai, e appena vide dei contadini disse loro gridando: ehi voi, al passaggio del re, dite che questi terreni sono di proprietà del marchese di Carabash. Se farete come ho detto, vi ricompenserò e vi libererò dal vostro feroce padrone. State attenti e non deludermi, altrimenti vi punirò. I contadini, che avevano sempre udito i gatti miagolare e non avevano mai sentito uno parlare, si spaventarono a tal punto che, quando il re passò e chiese loro: ma che appartengono questi estesi terreni? Risposero terrorizzati: al marchese di Carabasso, sire! E il gatto continuava a correre da prati e campi e da tutte le persone che incontrava. Ripeteva le sue raccomandazioni. Tutti al passaggio del re rispondevano allo stesso modo: i granai, i prati, le colline sono del marchese di Carabas, sire! Molto cammino giunse ai piedi di una collina. In lontananza sorgeva il castello di un terribile orco, gigantesco, cattivo, feroce! E pensate, sfruttava il lavoro dei poveri contadini perché era il padrone di tutte le terre di quella contea. Prima di salire al castello, il gatto scese in paese per raccogliere più informazioni possibili sulle abitudini e stranezze dell'orco. Poi, con coraggio, si diresse verso il castello. Si presentò al guardiano di corte e con aria compita, dopo un solenne inchino, disse: vengo da molto lontano e desidero fare la conoscenza del vostro straordinario padrone, la cui fama ha raggiunto terre sconosciute. A queste parole, senza esitazione, il gatto venne portato al cospetto dell'orco. Quando l'orco comparve, la bestiola si spaventò, fece un balzo dietro e lo guardò impaurito. L'orco era un gigante alto 2,5 metri, coperto da una evidente penuria e con una folta capigliatura bruna. Era però molto elegante nei suoi abiti lussuosi ed era ricoperto da gioielli preziosi. Il gatto, a quel punto, si tranquillizzò. E con un inchino si complimentò con lui. Ho sentito molto parlare di voi. Mi hanno detto che siete l'orco più straordinario che sia mai esistito e perché siete capace di trasformarvi in un qualsiasi animale. Certamente, rispose l'orco con il suo vocione. Ne dubitate? Volete forse che ve lo dimostri? Certo, disse il gatto, potreste per esempio trasformarvi in un leone?
E in un batter d'occhio, l'orco si trasformò in un possente uomo! Cominciò a ruggire sempre più forte, poi si mise a rincorrere il povero gatto. Questo, per superarsi alle griglie della bestia feroce, balzò sul punto più alto di una conferenza. Saltava, ruggiva e correva furiosamente per tutta la stanza. Potrebbe dire all'orco di soffiare un po' meno forte, così non ci fa scappare qualcuno. Sì, orco, grazie. Soffia meno forte perché le partiture se ne vanno. Io c'ho la molletta, però. Io c'ho la molletta, però. Dopo tanta paura e confusione, il gatto disse: mi avete spaventato, siete davvero mostruoso. L'orco, soddisfatto, riprese le sembianze umane e disse al gatto: volete forse altre dimostrazioni delle mie capacità? Il gatto a quel punto, furbo più che mai, gli rispose: ne sarei lieto. Voglio proprio vedere se siete in grado anche di tramutarvi in un animale molto piccolo. Piccolo come... come... vediamo se lo sai tu. Piccolo... un topino, bravo! Maestra, un topolino? Un panino? Un topolino! Ma subito! Ed ecco che in un baleno divenne un storcetto e prese a squittire e a correre intorno alla sala. Il gatto lo guardò sorridendo e con un balzo lo catturò e se lo mangiò in un sol boccone! No! Eccoli! Dove è finito? Fatemi vedere. Apri un po' la bocca tu. Non c'è niente lì dentro. Fammi un po' vedere. Maestra! Maestra! Ma sarà mica di nuovo quello dell'otra che c'era lì dietro prima? Mi faccia controllare dentro quella pancia che si porta in piedi tutto il giorno appresso per mettersi dentro i tacchini. Qui non c'è neppure. Ma io non ci credo, maestra. Maestra è lei. No, il mio topolino, arrivo, aspetta, grazie. L'orco era finalmente stato vinto. I suoi sudditi, la servitù, i guardiani, il ciambellano erano stupefatti, increduli, talmente contenti che subito annunciarono a tutto il popolo la lieta notizia.
udite, udite, popolo, udite tutti, il terribile orco è stato sconfitto, ora siete liberi, grazie al coraggio del marchese di Carabash, uomo abile, coraggioso e molto generoso. Evviva, evviva, evviva il marchese di Carabash, vi davano tutti felicemente. Il mercherò si dica, intanto il gatto fece preparare un sontuoso banchetto con cibo e viveri a volontà. Non solo, ma dai sotterranei del castello prese una bellissima collana e un anello e li ripose in un astuccio di velluto in onore della principessa. Poi si mise sulla scalinata del castello in attesa della carrozza di sua maestà. La carrozza non tardò ad arrivare. Il re e la principessa furono accolti con molte cerimonie. Il gatto andò loro incontro e disse: benvenuti al castello del marchese di Carabash. Rivolto alla principessa disse: principessa, in nome del mio padrone mi permetto di offrirvi questo pegno d'amore. E forse l'astuccio e con stupore e commozione la fanciulla la ringraziò compiaciuta. Caro marchese, disse il re a sua volta ammirato, sono molto lieto di voi. Conoscevo l'esistenza di questo castello da molto tempo, ma non sapevo che appartenesse alla vostra nobile casa. Il marchese, sempre più meravigliato, rispose ringraziando. Prese la principessa sotto braccio e fece l'ingresso alla reggia. Il gatto sfruttò la situazione e invitò la corte al banchetto reale. Maestà, prego, vogliate gradire questo modesto rinfresco in onore della vostra venuta? Al momento del brindisi, tra lo stupore di tutti, il re, che aveva intuito quanto i due giovani fossero innamorati, decise di coronare degnamente quella giornata dicendo: signor marchese di Carabash, sarei molto felice ed onorato di concedervi in sposa a mia figlia. Maestà, non osavo sperare tanto, sono felice ed orgoglioso, prometto alla vostra figlia amore e felicità. Celebrate le nozze. Non ci crederete, ma l'onore di aprire il cartello nuziale toccò proprio ai fratelli del giovane marchese, sempre rimasti nel suo cuore. Seguivano il re, la regina e i giovani sposi, e per finire un simpatico gatto con gli stivali, sciabola e mantello. I giovani vissero anni sereni. Il gatto, dal canto suo, dopo tanto digiunare, mangiò e mangiò a più non posso, pernici, pollo farcito, coniglio arrosto, fragole con panna e dolci di ogni tipo. E poté finalmente dedicarsi all'attività che più preferiva, la caccia e il riposo, sempre pronto però ad aiutare il suo padrone.
ancora una cosa. A proposito, dimenticavo, se ancora non lo avete indovinato, il piccolo ricordo che questo racconto vuole lasciare in ognuno di voi è il seguente. Non importa se è gatto o cane, se è alto o basso, bello o brutto, sappiate che chi trova un amico, anche se piccino, trova un tesoro. Proviamo a dirlo tutti insieme. Chi trova un amico trova un tesoro. Ma scusate, non vorrete mica finire questa storia senza il panino della maestra! Buon appetito! E il nostro topolino? Musicale di Balangero, la maestra Elisa Bellezza. Vieni qua. Il nostro meraviglioso narratore Angelo Greco. Grazie.